Bentornate sul canale. Facciamo una pausa dalla skincare routine e quindi da tutti i video di quella serie per una buona causa. La buona causa ovviamente è l'inizio dei saldi, quindi anche se a te non serve niente, che fai? Non fai un giro? Lo fai. Non lo fai anche se tu sai che non ti serve niente, perché in realtà, come vi dicevo nel video sulla capsule wardrobe update, quello dove vi spiegavo un po' tutti i pro e i contro, che vi lascio nelle schede da qualche parte, avevo dei capi che dovevo reinserire. Volevo per esempio un giubbino di jeans, ma non l'ho trovato e quindi mi tengo quello mio, e altre cosine tipo t-shirt, top, qualcosina, però in realtà per quello scopo non ho trovato niente, ma ho trovato comunque delle cose che volevo. I saldi sono iniziati il sabato, ma in alcuni negozi addirittura c'erano i presaldi prima, online pure, quindi avevo creato questi carrelli immaginari dove speravo di trovare tutto saldato, in realtà no, quindi mi sono accontentata di qualcosina. Vi faccio vedere tutto quello che ho preso, non vi metto i link giù, ma vi metto esattamente le foto di come le trovate sull'applicazione, quindi fate fermo immagine, scrivete quello che vedete scritto sotto la foto, nello screenshot dell'applicazione, e lo trovate se è ancora disponibile. Intanto io mi apro tutte le mie foto, così riesco anche a dirvi qualcosina. Iniziamo da H&M. E da H&M ho fatto un giro durante i presaldi, perché se voi siete praticamente membri club, tramite l'applicazione vi registrate, avevate accesso ai presaldi anche in negozio su alcuni capi selezionati del 30%, quindi avevo fatto un giro, avevo preso qualcosina. E poi mi sono dedicata invece allo shop online. Ma non ci sono le stesse cose, ovviamente questo dipende anche da negozio a negozio, cioè dipende, penso io, dalla quantità di capi disponibili in magazzino, cioè se di un capo hanno due pezzi nel negozio X lo mettono in saldo, magari non è la stessa cosa sullo negozio online, non lo so, vado per ipotesi, per dare una giustificazione a questa cosa, quindi alcune cose sull'applicazione non le trovate in saldo, però io le ho prese in negozio scontato, ecco qua. Allora, iniziamo da questo top. Io cercavo questi top in simil seta, stile lingerie, già da un po'. Ne avevo puntati alcuni su Asos, ma non sono andati in saldo, e quindi questo qua io ce l'avevo già da anni in un altro colore. Quest'anno l'ho ritrovato sull'applicazione e quindi l'ho preso. È fatto così, vedete? Dietro avete comunque la schiena coperta, quindi c'è questo pizzo in mezzo alla schiena, molto carino. E questo qui non era in saldo, ma veniva appunto 19,90 €, quindi è disponibile anche in altri colori, c'è tipo un rosa cipria che io ho e nero. Quindi l'ho preso perché comunque lo dovevo reinserire, proprio perché quello rosa cipria ormai è andato, infatti lo uso per stare in casa. Secondo capo scontato sia in negozio che online è questa blusa con le spalle scoperte, la manica un po' a palloncino e la vita corta, cioè è un po' corta di vita, però con un pantaloncino a vita alta, comunque con un jeans a vita alta, l'ho presa lo stesso perché mi piacevano i dettagli dei bottoncini. E questa la trovate a 9 €, il prezzo originale era 20, quindi io ho preso una 42 nella speranza che è una 46, nella speranza che cambiasse la lunghezza del busto. In realtà prendete la vostra taglia perché tanto cambia veramente niente. Sempre in negozio avevo preso questa camicetta qui, che mi avete visto anche nel video, penso nell'ultimo video prima di questo, ed è una blusa di H&M che trovate scontata a 6 €, ed è questa, molto molto carina, marrone, trasparentina, però in realtà li avevo... Quando l'ho messa, sia in quel video che anche per uscire, ho messo il classico reggiseno col carne e, oddio, cioè non è proprio bianca, trasparente, fa quel vedo non vedo, però non fastidioso, insomma, si può fare. Mi piace molto lo scollo, la manichetta
un po' sbuffo, si abbina bene. Ho preso tutte tonalità, come vedrete, molto simili, cioè una palette cromatica divertente. Shorts, questo qui, la svolta. Io lo volevo in beige, ma beige non è andato, scontato, e l'ho preso in negozio scontato, e non ho più il cartellino, ma sull'applicazione per esempio non è scontato insieme all'altro colore, quindi questo penso che sia un caso, come vi dicevo, di eccedenze di magazzino. E il prezzo è di 18 euro, perché sono 17,99, ma io vi arrotonderò per eccesso tutti i prezzi, ed è appunto questo shorts molto comodo, molto molto carino, e vita alta, elastico, comodo, non stretto. È uno shorts nel senso che è più verso il bermuda che verso lo shorts, quindi comunque a metà coscia. È comodo, 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 largo, fresco, mi piace un sacco, e penso che me lo prenderò per partire, me lo prenderò anche in beige, color lino classico. Poi, sempre trovato scontato in negozio, mi sembra 15 euro, ma lo trovate sull'applicazione a 29,99, quindi a 30 euro. Ecco, a 30 euro non l'avrei preso, perché è un abito a tunica in misto lino, quindi neanche puro lino, cioè misto. E classico, semplice, da giorno, me l'avete già visto... già visto indossare, manichetta molto larga, taschine sul seno, lunghezza sopra il ginocchio. Sopra il ginocchio, e mi piace molto. È fresco, lo sto usando tantissimo perché è veramente fresco. E poi lo abbino sempre alle Nomadic, i sandali in corda. Vabbè, comunque su Instagram vi faccio vedere sempre tutto, quindi andate a vedere lì. Poi, cos'altro ho preso da H&M? Ah sì, ho preso gli orecchini che indosso, che sono questi qui, che facevano parte di un set, che però non sono riuscita a trovare sull'applicazione, quindi non vi faccio vedere, perché questi li ho presi in negozio proprio a 3 euro. E poi online, non scontati, ma mi piacevano, perché tanto stavo cercando qualcosa del genere, ho preso questo set di anelli, qui ne vedete 3, ma in realtà sono 9, tutti dorati, alla modica cifra di 10 euro... Lasciateli là, cioè lasciateli là, perché io li sto usando, perché per carità, proprio come il set che volevo io. Non mi lavo le mani, sto attenta ad asciugarmele bene prima di rimettere l'anello, e sono già praticamente, non sono più dorati, cioè stanno diventando ferro argentato, quindi vabbè, lasciateli perdere, perché comunque qualità bassa. E le collane, ho preso un set di 2 collane. In realtà ero convinta fossero scontati, no, però costano 9,99€, 10 euro ci può stare. E arrivano proprio così, sono queste 2 collane, questo set di 2 collane, che non sono legate, quindi possono essere indossate separate. Infatti io indosso questa da sola, perché mi piace molto la catena con le palline, con le bolle. E questa volevo, questa qui, rossa, corallo, finto, ma carino, molto carino. Questo è per l'estate, per la vacanza, con dei look un po' così che sto studiando, ci sta. Passiamo ad ASOS. Una delusione unica ASOS, ragazze, perché veramente tutto quello che avevo messo fra i preferiti non è andato in saldo. Non è andato. Una delusione. Cioè, che cosa te lo tieni a prezzo pieno, ma scontrano? Vabbè. Però mi servivano un paio di vestitini, e a me i vestitini di ASOS piacciono molto, anche perché comunque negli altri, cioè da H&M non li avevo trovati, e su Zara, quindi i vestitini li ho trovati lì. Vi faccio vedere subito la foto del primo, che è quello che mi è piaciuto anche quando ve l'ho fatto vedere indossato, ed è questo rosa con le righe bianche, che però è adesso in lavatrice, quindi non vi posso far vedere. Anche qui un tessuto molto morbido, comodo, leggero, fluffoso, cioè non pesante, segue bene la forma. Prendete una taglia in meno, prendete una taglia in meno della vostra, perché io ho preso, ero indecisa e ho preso una taglia in più, e secondo me due taglie in meno, dovevo prendere una taglia in meno rispetto alla mia e non andare in una taglia in più. Però comunque vabbè, infatti l'ho lavato, perché poi si allarga, cioè cede molto come tessuto, quindi soprattutto lo scollo, se lo prendete troppo grande diventa, cioè mi scendevano le spalle, quindi l'ho lavato così si restringe un po'.
speriamo. Comunque molto molto carino, mi piace. L'altro che ho preso, vi ho fatto vedere anche questo su Instagram, è... Allora, questo vi ho detto il prezzo, vabbè, l'avete visto. E questo più o meno siamo lì, perché questo viene 28. Mi piace, allora, sia questo che quello che vi ho fatto vedere prima, rosa con le righe bianche, hanno un tessuto bellissimo. Cioè, un tessuto, a parte fresco, morbido, sono rifiniti bene, i bottoni sono giusti, il taglio sulla figura è giusto. Cioè, sono dei vestiti fatti bene. Questo è una stampa Vichy, che dalla foto mi sembrava a quadretti neri, in realtà sono blu scuro e lo scollo è quadrato, comunque vabbè, adesso lo vedete, anche qui è molto largo, molto a campana, anche questo scende molto bene sulla figura, di questo ho preso la taglia giusta ed è comodo, quindi regolatevi, insomma, io poi vi dico adesso senza darvi le mie misure, però qualche indicazione ve la do, e mi piacciono moltissimo, sono veramente belli, sono contenta anche di aver speso un pochino di più, però sono sicura di portarmi a casa comunque un vestito che riuscirò a mettere per tanto tempo, almeno un paio di stagioni, due o tre, cercheremo di farle. Zara, nei negozi, io ci sono andata ma ho comprato un paio di scarpe a prezzo pieno e saldi solo online. Sono online perché non ce la faccio ad affrontare Zara durante i saldi. Io sono vicina a tutte le ragazze che lavorano da Zara, veramente, perché al mondo c'è una maleducazione estrema, ecco perché io preferisco online durante i saldi, poi soprattutto. Quindi non mi sono proprio avvicinata ai muri di tutte le cose in saldo, ma sono andata online perché in realtà avevo puntato una cosa che per fortuna ho trovato, ma ve la lascio per penultima. No, per penultima e ultima, perché sono due cose che avevo puntato a prezzo pieno, ho detto vabbè, se arrivano in saldo le prendo. In realtà ero tentata anche di prenderla a prezzo pieno, ma ho fatto bene a resistere. Comunque, prima cosa che ho preso è questo top. Allora, questo top io l'avevo già visto e provato in negozio durante la stagione normale, quindi prima ancora dei saldi. E sì, non costava tantissimo perché veniva 15,95€, 16€, lo stavo per prendere, poi ho detto oh, beh, non sono sicura, in realtà mi piaceva molto molto il colore e però ho detto vabbè, cosa me ne faccio, me lo metterò due volte, è andato in saldo a 10€ e l'ho preso, è questo classico top canottina con le spalline, bello largo, quindi morbido, non segna, è molto fresco, però dovete indossarlo con qualcosa vita alta perché sennò è cortino. Io ho preso una L, la taglia più grande, fanno SML, comunque mi piace molto, mi piace questo colore, non so se mi sta bene, però mi piace molto. Ok, l'altro capo che avevo preso, che avevo puntato, è una maglia all'uncinetto. Eccola qua. Allora, io sono innamorata di questi colori, mi piacciono tantissimo, il marrone con questo senape e col nero mi piace tantissimo, come è fatta mi piace, questa manica con la rouge, il fondo uguale, mi piace, solo che costava 40€ e invece in saldo è andata a 19,95, quindi a 20 ci poteva stare tutta. Di questa hanno fatto anche la versione vestito e sull'applicazione, come avete visto nella foto, è abbinata a uno shorts. Io lo abbinerò a qualcosa di nero sotto per spezzare un pochino, e mi piace. L'unica cosa, ragazze, è pesante, cioè è pesante addosso e io adesso non la metterei, però ecco, una sera d'estate in vacanza con un po' d'arietta fresca riesco a metterla, adesso no. Cioè deve essere sera, ci deve essere aria, perché sennò non riesco. Per una volta quello che avevo puntato in stagione è andato in saldo ad un prezzo super conveniente, perché parliamo di una cosa che costava 46€, che per quante volte l'avrei dovuta mettere, avevo no, è andata in saldo a 19,90, quindi a 20€. Ed è questa. Allora, siamo sempre su una trama
crochet all'uncinetto, ma bella spessa, anche qui abbiamo un peso molto molto importante. Io la volevo da abbinare a un vestitino a bretelline sottili nero che ho, e volevo questa da metterci, da mettere sopra, in modo da creare un po' quel vedo non vedo e comunque dare un po', impreziosire un po' un vestitino molto semplice sotto veste. In realtà anche con un top nero a spalline, semplice, classico, è un jeans, mi piace tantissimo. L'unica cosa è che veramente è molto pesante, quindi io quando l'avevo vista in negozio ho detto sì, ma è pesantissima, quindi non la metterò tantissimo. Vale sempre lo stesso discorso per quella all'uncinetto, quindi la posso mettere di sera, solo se c'è un po', tira un po' d'aria, comunque una serata un po' più fresca. È andata in saldo, che fai? Cioè, mi chiamava, cioè dal sito, era l'ultima foto della pagina dove stavo cercando, e cioè, mi ha chiamata, mi ha detto ehi, sono qui, sono l'ultima, ma ci sono, e quindi è arrivato. Ci sono solo due taglie, ragazze, ci sono tre taglie, SML, io ho preso la M perché comunque è molto molto abbondante, più tessuto c'è, cioè è più pesa, quindi la M per me va benissimo, anzi è molto morbida e secondo me sono taglie indicative, perché potevano mettere taglia unica che andava bene a tutti, anche perché è proprio over, molto 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 over, però sono contenta. La mia cosa preferita dei saldi. Ho deciso che ve le faccio vedere lo stesso, le scarpe che ho preso non in saldo da Zara, perché costano 25 euro più o meno, qualcosa del genere, e secondo me sono carine, ho preso i saboneri. Cioè, appunto così. No, ma quanto sono belli. Al piede sono stupendi, stupendi. Stupendi, così un po' traforati, mi piacciono un sacco. Sono un po' scomodi, se avete il piedino un po' delicato, ascoltate la fede, ve li prendete, perché il sinistro a me non dà fastidio, il destro non so perché mi dà fastidio, è come se mi facesse camminare, cioè cammino un po' male, perché comunque c'è qualcosa che mi dà fastidio che non riesco a capire. Se avete il piedino delicato, io no, nel senso che porto di tutto facilmente, senza vesciche, senza niente, se avete il piedino delicato e vi danno fastidio alcune scarpe, non le prendo, cioè... ricordatevi che un po' danno fastidio anche a me, quindi. Bene ragazze, spero di avervi fatto vedere qualcosa di carino. Come avete visto vi ho lasciato tutte le immagini, insomma spero che questa cosa di lasciarvi le immagini possa esservi utile più che vedere me che le indosso e poi vi devo scrivere varie cose. Non so, fatemi sapere voi. Ci vediamo al prossimo video.